Salve a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Bene, ho voluto provare questo nuovo brand, per me nuovo, ma sicuramente noto a chi di voi è appassionato di skincare. Ho voluto provarlo perché ho visto che sul sito ufficiale c'erano delle offerte imperdibili nel periodo natalizio e quindi ho voluto prendere una serie di cofanetti. Queste sono appunto le confezioni natalizie del brand Espa, o Espa, ma non credo che sia questa la pronuncia giusta, penso che sia Espa. È un brand di lusso, diciamo, del mondo beauty. È un brand di alta gamma, quindi di prodotti che sono sia per, diciamo, l'uso personale e sono usati in tantissime spa. È un brand inglese, trovate sul sito comunque i prezzi tranquillamente in euro. Spediscono in tutta Europa, non ho pagato la dogana, il pacco è arrivato, diciamo, in tempi abbastanza brevi considerando le feste natalizie e quindi dei piccoli ritardi dovuti solo a questo, ma posso dire che tutto è arrivato perfetto, in condizioni eccellenti, e sono molto soddisfatta del servizio. Adesso andiamo a vedere quali prodotti ho ordinato. Spa è un'azienda guidata da una filosofia olistica. Le loro formulazioni contengono combinazioni di estratti vegetali, attivi marini e oli essenziali e creano prodotti naturali con una grande efficacia. Nel loro team si trovano anche, oltre a dermatologi, biochimici, anche aromaterapisti per continuare a far crescere la conoscenza della salute della pelle, per creare prodotti e trattamenti innovativi, naturali ed efficaci. Fanno della sostenibilità una loro bandiera e dal 2020 tutta l'energia elettrica utilizzata nella loro fabbrica proviene da fonti rinnovabili, con almeno il 20% generato in loco attraverso pannelli solari. Il loro impegno entro il 2021 e il 2022 sarà quello di garantire che tutti i loro imballaggi siano riciclabili, ricaricabili o riutilizzabili. Questo è il primo cofanetto che vi mostro. Il cofanetto è Evening of Dreams. Le offerte sono state molto ghiotte perché, in poche parole, ho preso solamente, io ho pagato due cofanetti con uno sconto molto alto, mi pare sul 30 o il 40%, e due cofanetti, praticamente due più un terzo oggetto, sono stati praticamente forniti in regalo. Quindi questo, se non sbaglio, è uno di quelli in regalo, perché il valore dei regali era abbastanza alto. Questi cofanetti, mi pare che uno era sui 60 euro a prezzo pieno e gli altri 45, giù di lì, insomma, delle offerte secondo me interessanti. Questo è il primo cofanetto, che si apre, come vedete, con un cassetto. Infatti queste scatole sono veramente dei gioiellini graziosissimi da conservare e riutilizzare per organizzare. Qui ci sono i primi prodotti che adesso vi andrò a mostrare nel dettaglio. La prima crema è una crema idratante sui 15 ml. Ho già visto un po' le texture, che sono molto fluide. Gli odori sono particolari. Praticamente tutti i prodotti Espa ho notato che hanno una profumazione molto delicata, ma allo stesso tempo erbosa, quindi mi ricordano un po' i profumi boschivi e della natura. L'altro piccolo oggetto, perché queste sono mini size, è appunto una maschera praticamente notturna
rimpolpante, piccolissima, sui 15 ml anch'essa. E come vi dicevo, l'odore è molto molto erboso e la consistenza in questo caso è molto gelosa. Devo testarle tutte perché ho aspettato fino ad adesso per insomma farvi bene il video. Poi questo è invece un olio per il corpo, è, diciamo, da spalmare sul corpo dopo il bagno, e ha sempre questo particolare, questa particolare profumazione balsamica e naturale. Anche questo è un 15 ml, tutto made in England. Poi nel cofanetto abbiamo anche una crema per gli occhi. Piccolissima, praticamente in 7 ml, però per testare i prodotti va benissimo, perché questo cofanetto si propone di diciamo aiutarci nel test, nella conoscenza dei prodotti. E poi uno scrub diciamo per il cuoio capelluto. ml, leggermente più grande, e quindi sarà ottimo per poter testare anche questo prodotto. E questo è il primo cofanetto. Questo cofanetto invece è un'altra linea, e il cofanetto è The Balancing Collection, e si apre in questa maniera. Guardate l'eleganza anche del bigliettino inserito qui, praticamente per, se volete appunto farlo in come regalo. E poi i prodotti, eccoli qua, in full size tutti praticamente. E adesso ne parliamo. Dunque, in primis abbiamo un bellissimo tonico. Ora, la confezione è qualcosa di stupendo, perché è in vetro, 200 ml di prodotto. Ed è un bellissimo tonico che intendo provare. Ovviamente anche questo ha la stessa profumazione, sempre molto balsamica ed erbosa. Poi abbiamo il detergente schiumogeno, 150 ml di prodotto. Questo però, il contenitore è in plastica. Vi metto in sovraimpressione o in descrizione tutti gli ingredienti e comunque le caratteristiche di questi prodotti, perché altrimenti diventa un video infinito se mi devo mettere a descriverli uno per uno, perché in realtà è soltanto un video haul dove vi mostro gli acquisti che ho fatto. Poi abbiamo un'altra crema idratante e equilibrante, diciamo. di prodotto, anche questa volta la confezione penso sia in vetro, anche se non sembra, ma è vetro. In ultimo un olio che penso sia da includere, diciamo, al trattamento viso. Un 10 ml di prodotto. Altro set omaggio era questo
Charms of Happiness. Questo set in realtà io volevo acquistarlo. Quando ho visto che invece Espa lo forniva in omaggio, ho preso un altro set di appunto skincare, come vi ho fatto vedere poc'anzi, e questo è praticamente risultato gratis. E adesso ve lo mostro. In primis dovete notare già la bellezza della confezione, sempre del periodo natalizio, che si apre in questa maniera, quindi si scorre e i prodotti si trovano all'interno. Anche qui c'è il bigliettino se volete regalare l'oggetto. Devo dire che le confezioni di Espa sono veramente straordinarie. A livello estetico sono eccellenti. Adesso vi vado a mostrare i contenuti. La cosa che mi ha fatto veramente impazzire è stata questa spazzola scrabbante, meravigliosa. Se esiste il termine scrabbante non lo so, ma lo abbiamo appena coniato. Eccola qua, con il logo del brand, se si riuscisse a vedere. Vabbè. Con il logo del brand, ed è così, con la sua, eccola qua, fascetta per poterla impugnare. E questa è la spazzola. Poi abbiamo ovviamente i prodotti di questo set: un olio profumato per l'aromaterapia da passare sui polsi, sempre lo stesso tipo di essenza erbosa, questo non cambia, è una costante nei prodotti Espa. Ne ho comprati molti, quindi ho avuto modo di notare questa cosa. Sempre un olio, questo sempre da bagno, da passare sulla pelle bagnata umida. Una confezione da 15 ml. In ultimo, sempre facente parte di questo set, è semplicemente un bagno schiuma. Confezione da 50 ml. Quindi anche questo è un set gratuito e devo dire molto soddisfacente. Un altro piccolo omaggio era anche questo, praticamente è uno spray per agevolare il sonno, adatto per essere vaporizzato praticamente sul cuscino. Infatti loro lo chiamano Restful Pillow Mist. È molto grazioso, ha l'odore di lavanda, molto rilassante e concilia il sonno. Anche questo era in omaggio e quindi perché no? E andiamo all'ultimo set di questo corposo ordine skincare. Ma stavolta questo non è un prodotto skincare. Quello che vedrete in questo cofanetto bello grande è un oggetto per l'aromaterapia e allo stesso tempo per profumare l'ambiente di casa. Questo enorme cofanetto, se riesco ad aprirlo, vi faccio vedere. Eccolo qua. Anche qui il solito bigliettino se vogliamo appunto farlo come regalo. Ed ecco qua il magnifico diffusore. Allora, ve lo faccio vedere bene perché altrimenti ho paura che mi cada. Il diffusore elettrico, ovviamente, con spina, però con attacco inglese, quindi mi raccomando, dovete procurarvi un adattatore, ma è facile, è di facile reperibilità, quindi non è un problema. Eccolo qua, il diffusore con il logo sempre Espa, i pulsanti di accensione e il foro di uscita del vapore, è in ceramica,
appunto elettrico, si apre in questa maniera. All'interno potete mettere l'acqua e la vostra essenza. Non appena lo metto in uso lo farò vedere in funzione. E nel set sono omaggiati appunto due flaconcini di oli essenziali. Uno, vediamo se riesco a vedere gli ingredienti, eucalipto e lavanda, sono di piccole, sono di 10 ml, e l'altro mirto, è un'altra fragranza che non riesco a interpretare, vi lascio eventualmente in sovraimpressione gli ingredienti, comunque sempre 10 ml gratuito, incluso nel set. E questo quindi era un oggetto per la casa, anche se trattasi, diciamo, di un brand che si occupa di skincare. Spero vi piaccia. Va bene amici, anche per questa volta è tutto, spero il piccolo video haul vi sia piaciuto. Dei prodotti ne parleremo più avanti, a mano che li andrò testando, poi vi farò delle recensioni. Vi parlerò anche dei prodotti make up che avete visto nell'haul per quanto riguarda il Black Friday. Sono tutti cosmetici, quindi trucchi, che devo testare. In questo momento indosso il rossetto di Charlotte Tilbury, quello diciamo per intenderci con la confezione maculata, non ricordo il nome in questo momento, e devo dire che è confortevole, morbido, cremoso, si è esteso in una maniera incredibile, quindi do conferma a tutte quelle youtuber che hanno suggerito questo rossetto, perché è veramente straordinario. Per quanto riguarda la palette invece di La Masca, che ho già avuto modo di testare, ne parleremo prossimamente. Quindi, come sempre, vi ringrazio per avermi seguita fin qui. Vi invito a iscrivervi al canale se vi fa piacere, a supportarmi e a far parte di questa piccolissima community che mi farebbe tanto piacere se potesse ampliarsi e crescere. Vi mando un abbraccio, un bacio, mi raccomando, riguardatevi. E vi aspetto anche su Instagram se vi fa piacere, dove mi trovate sempre con mascara e cupcake. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!